in questo video. Ciao Ilari! Pensavo se venivi alle giostre. Guarda, poi sto a casa, mi fa male la pancia, sto malissimo. Ilari, Ilari! Quello è Filippo, il tuo ragazzo, sta con un'altra ragazza! Cioè, mi sta cedendo? Comprare libri per scuola. No, okay. Non li voglio comprare. Ma li dobbiamo comprare. Io. Come no? Che fate? Non andate a scuola senza libri? Scusate, andiamo. C'è un'alternativa. Ilari, pensi quello che sto pensando io? Ce l'ho un'idea. Andiamo alle giostre. No, scordatevelo. No, ti prego, no, è che rimango. Ti prego, la tua sorellina. Senti, lo vedi che c'è la fila per comprare i libri? Mi stai facendo passare avanti da tutti quanti, ok? E poi non ho nemmeno i soldi per mandarvi alle giostre. Tranquillo, ce l'ho io. Fai tu con i tuoi soldi? Sì. Va bene, ok. Nicola, mandiamo soltanto noi due? E chi vuoi chiamare? È Filippo, chiamo. Tanto e tanto che non lo vedo. Filippo, il tuo ragazzo? Sì, che ce l'hai solo te un ragazzo? Va bene, allora io mi metto in fila e voi andate alle giostre, ok? Tra poco vi vengo a riprendere. Appena ho preso i libri vi vengo a prendere, ok? E sì, mi raccomando, comportatevi bene, ok? Sì, ciao. Ciao. Meno male, non mi andava per niente di fare la fila per i libri. Senti, mi presto il telefono e chiamo Filippo. Tieni. Grazie. Aspetta, sta squilla. Ilari, e adesso cosa gli dico a Ilari? E vabbè, dai, gli rispondo. Ciao Ilari. Pronto Filippo? Pensavo se venivi alle giostre. Mi dispiace, vorrei tanto che ci vediamo, però non posso. Guarda, poi sto a casa, mi fa male la pancia, sto malissimo. Ah, capisco, ti fa male la pancia. Allora ci vediamo domani, te lo giuro. Vabbè, allora ci vediamo presto, ciao. Quindi che ti ha detto? Non può venire. Ma come, il tuo ragazzo non può venire? Gli fa male la pancia. Sì, mi fa male la pancia. Che fai, dubiti del mio ragazzo? Se Filippo ha detto che non può venire, vuol dire che gli fa male la pancia davvero. Va bene, me lo auguro per te, Il mio Filippo è bravissimo, andiamo alle giostre. Voglio fare qualcosa, quello, poi quello, poi quello, poi quello, poi quello, poi quello. Tutti. Quello, poi quello. Nicole, ma ce l'hai i soldi, vero? Ilari, c'è un problema. Quale problema? Non ho i soldi. Nicola, mi hai detto tu di andare qua invece di fare la fila in libreria. Dai, su qualcosa ci inventiamo, dai. Vabbè, ci penso io, andiamo alla cassa. Alla cassa. Salve, vorremmo dei gettoni. Eccoli, sono 10 euro. Guarda, non abbiamo 10 euro, ma abbiamo queste caramelle. Guarda, ti ringrazio, ma o mi dai 10 euro o tu sei giusto e non ce vai. Ilari, che figuraccia. Va bene, vieni a pagare papà Stefano, Vabbè, ciao, dopo, ciao. Guarda che ce l'ho il numero di tuo padre io, mi raccomando. Nicola, andiamo qua, vieni. No, no, io ho paura questa, Ilari. Vieni. Ho paura. Ci do queste caramelle, tieni. Va bene, per una caramella, ok. Vabbè, sarà soltanto ridendo. Che schifo, Nicola, potevi andare al bagno. Ma io te l'ho detto che mi sentivo male sulla barca, tu l'hai voluto fare per forza. Tra poco in questo video. Ci stiamo divertendo tantissimo. Ci stiamo divertendo tantissimo. Nicola, sei sicura che così non ti riconoscono? Ilari, si stanno baciando? Sì. No, Ilari,
non ci posso credere, mi aveva detto che non c'era. E ti ha preso in giro? No, ma il Filippo. Cioè, mi sta tradendo? I ragazzi sono così, probabilmente li starà tradendo. Ora scendiamo e andiamo a spiarli. Ci fate scendere? Ci fate scendere? Ci stiamo divertendo tantissimo! Ci stiamo divertendo tantissimo. Cioè, non ci credo. A te ti ha detto che non usciva di casa, invece sta qui alle giostre con un'altra ragazza. Ti sta tradendo. Dai, andiamo, Ginevra, che questa è divertentissima. Ma tu la conosci, chi è? No, non la riconosco. Mi lancio questo così si gira. E capisco. Ma che hanno tirato dei sassi? No, non ti preoccupare, tanto ci sto io, andiamo, dai. Ma non ci credo, è Ginevra! Era la mia migliore amica! Mi capito? Mi sto tradendo con la mia migliore amica! Wow, funghetti, gossip, tradimenti, relazioni, wow! Guarda che c'è poco da ridere, anche a te ti ha tradito il tuo ragazzo. Senti, Dari, prima di dire che è un tradimento, facciamo una bella cosa. Li seguiamo e vediamo come si comportano se stanno davvero insieme. E se si baciano? Se si baciano vedremo, però intanto seguiamoli così la senza farci vedere. Dai, vuoi far ripartire la giostra? Quella, è dietro di noi, però questa. Allora, funghetti, noi qua siamo nel bel mezzo di un inseguimento. Oddio, la collina. Stiamo inseguendo Filippo, il ragazzo di Ilari, che sta insieme a un'altra ragazza qua alle giostre. Ragazzi, mi raccomando, scrivete nei commenti se secondo voi è un tradimento o non è un tradimento. Adesso devo vedere. Funghetti, ci dovete aiutare, iscrivetevi al canale e aiutateci con questo inseguimento. Ma secondo te mi stanno tradendo o no? Tu che hai il distintivo del cuore sai tutto. Beato te che non capisci niente. Io ho litigato con quello. Tra poco in questo video. Girl, sì! Ma cosa ho fatto di male? Tu ce la devi pagare. Calma, adesso ti fermiamo tutto con le parole, ok? Filippo, Ilari, che fate qua? Questa qua è la mia giostra preferita. Ora tiriamo il gettone. Dai! Nicola, sei sicura che così non ti riconoscono? Certo che non mi riconoscono, mi sono travestita da nonnetta, così ti porto sulle giostre, quindi nonna, nipote che portano sulle giostre, quindi sì, ma hai la voce da bambina. Io non sono capace a farmela, fammela tu. Allora, ti faccio vedere le cose. Dai, nipotina, vieni, andiamo. Dai, nipotina, andiamo. Andiamo, sì, dai, dimmi come è la schiena, dai. Si stanno baciando! Sì. Dobbiamo scendere in gola. Aspetta, andiamo lì! Funghetti, basta! È arrivato il momento di intervenire! Sì, ma lei vede questa parte. Vabbè, faceva scena! Senti, ma quanti gettoni hai ancora? C'ho un sacco di gettoni ancora, manco li posso contare per quanti sono, ne ho a farci un torneo di biliardino, dai! Ma io non sono capace. Vabbè, facciamo una cosa, vieni qua, almeno ti insegno.
Allora devi prendere, devi fare così, senza fare la girella. Ok? Sì. Ah, gli sta dando anche la mano. Basta, Ilari, è arrivato il momento di intervenire. Si stanno dando la mano. Vai. Sì! Ma cosa ho fatto di male? Cosa hai fatto di male? Hai detto che non uscivi, invece sei uscito con un'altra ragazza. Più che altro con la mia migliore amica. Non ti vergogni? Ma io stavo solo con Ginevra. Ciao, Ilari, da quanto tempo? Da quanto tempo? E Filippo mi aveva detto che dovevo venire qua. Io sono venuta solo per stare con te. Anzi, cercavo di stare il più lontana possibile da lui. Quando io infatti stavo aspettando che tu arrivavi da un momento all'altro, non ce la facevo più a stare insieme a lui, non lo sopporto. Qua la situazione si fa interessante. Ragazzi, vi altri gossip, seguiteci sul nostro canale. Strano, perché io oggi, quando ho chiamato Filippo, mi ha detto che non sarebbe uscito. Ho capito, allora lui voleva rimanere soltanto con te. Infatti non ci voleva far vedere. Lui non voleva che ci incontrassimo. Ah, furbo Filippo, eh? Meno male. Mi vuoi bene quindi, vero? Certo, non ti tradirei mai. Soprattutto con quello là che non mi sta neanche simpatico. Non è neanche mio amico. Meno male, allora abbracciamoci. Siamo migliori amiche. Beh, tutto bene quello che finisce bene. Eh no? E qui manca qualcuno che la deve pagare. Filippo! Buone, calme, non mi ha fatto nulla di male. Tu ce la devi pagare! Calma, adesso riserviamo tutto con le parole, ok? Filippo, Ilari, che fate qua? Posso sapere che state facendo in mezzo alla strada? Lo dobbiamo menare! A chi dovete menare? A Filippo! Perché? Perché ci ha tradite! Ci ha ingannate! Gossip! Filippo, che cos'è questa storia? Scusami! Non volevo più stare insieme a Ilari! Beh, allora perché non gliel'hai detto? Ilari, stai calma, ok? Fermi! Fermi con le mani, va bene? Ma scusa, Filippo, oggi quando Ilari ti ha chiamato per dirti se volevi andare alle giostre con lei, perché gli hai detto che non uscivi? Ma allora glielo potevi dire? Non sapevo che dirgli, in realtà gli ho detto una bugia. Vabbè, se mi volevi lasciare, però almeno me lo potevi dire, eh? Non dovevi fare così, capito? Ha ragione Ilari, hai capito? Voglio fare calmi, basta, basta! Funghetti, assurdo, ogni giorno succede qualcosa, non è possibile. Quindi Funghetti, per continuare a seguirci, iscrivetevi al canale, scrivete nei commenti cosa dovrebbe fare secondo voi Ilari. Lo deve lasciare Filippo, sì o no? E mi raccomando, continuate a seguirci, che qua ci sono sempre gossip. Fermi, buoni, ci vediamo domani, ragazzi.